da tempo, da anni, si parla di mettere in sicurezza, di rafforzare quelle che sono le basi, le pendici del paese. Si sta facendo qualcosa, c'è un'idea? A settembre scorso abbiamo risposto ad un bando ministeriale. Visto che c'era già nel parco progetti del comune di Trivento due progetti che riguardavano il dissesto idrogeologico della zona del fiume Rio e anche di Fonte Croce, qui vicino, quindi proprio al centro abitato, ebbene, con orgoglio noi abbiamo risposto a questo bando presentando questi progetti, che a gennaio abbiamo avuto il finanziamento. È una cosa importantissima, ognuno dei 500.000 euro. Appena dopo la fase 2 abbiamo ricostruito quella situazione di negatività, di percorribilità nella zona di Macchia Laccavone con il ponte, e sono ripresi adesso subito i lavori con gran lena anche per quanto riguarda il lavoro di 500.000 euro del dissesto di Fonte Croce, perché in questi giorni sono stati fatti già i primi rilievi geologici che consentiranno di poter arrivare ad iniziare i lavori a fine anno. Voglio ricordare una cosa: il lavoro importante, tanto sentito, tanto aspettato per quanto riguarda la zona di Casalotti Terzo di dissesto idrogeologico per un importo di 2 milioni e mezzo di euro, che è un lavoro partito dalla precedente amministrazione come finanziamento, è bene precisarlo perché è doveroso, lo stiamo portando a termine, quindi anche in autunno incominceranno questi lavori. Però con orgoglio voglio dire che abbiamo ipotizzato anche di realizzare un piccolo parco giochi al centro abitato lungo via Mastro Jacopo. Ci sarà un piccolo parco giochi anche con una rivisitazione della viabilità.